Ciao a tutti cari amici di Uno Sguardo al Passato e benvenuti in un nuovo video. Tra i vari aneddoti, veri e leggendari, che contornano il mondo dell'opera lirica, ce n'è uno che reputo assolutamente fantastico e che non vedevo l'ora di poter condividere con voi. Ma prima, se ti piacciono i miei video, iscriviti al canale. È gratis, ma iscrivendoti mi aiuti a farlo crescere. Protagonista di questo video è il grande tenore Franco Corelli, una voce straordinaria caratterizzata da un registro centrale ampio, una voce grande e con acuti davvero sfolgoranti. L'altra protagonista è il soprano svedese Birgit Nilsson, anche lei con una voce di notevole peso, grande potenza vocale e acuti interminabili. Rudolf Bing, direttore del Metropolitan, doveva allestire nel 1961 una meravigliosa Turandot e ben pensò di accostare queste due voci meravigliose ed enormi come protagoniste di quest'opera, che ha infatti dei ruoli vocalmente molto pesanti. Questi due artisti, con le loro caratteristiche non solo di peso vocale, ma anche proprio per questi acuti svettanti, erano assolutamente perfetti per quest'opera. Una produzione importante, di cui sarebbe stata fatta anche una bellissima incisione discografica, con, alla direzione dell'orchestra, il maestro Leopold Stokowski, 79enne e debuttante come direttore d'opera. Eh? Sì, sì, debuttante, ma non lasciatevi ingannare, il maestro era un direttore espertissimo, solo non di opera lirica. E sono certa che inconsapevolmente lo conoscerete praticamente tutti, visto che fu lui a dirigere le musiche del famosissimo film Disney Fantasia. Dunque, l'attesa del pubblico era veramente alle stelle, un cast da sogno. In una di queste recite il pubblico trovò Nilsson e Corelli particolarmente in forma. Quest'opera ha parecchi acuti previsti per i loro ruoli e al pubblico sembrava di vivere una sorta di corrida, come se soprano e tenore si sfidassero per tenere gli acuti il più a lungo possibile e Corelli era di solito il vincitore, sempre con quella frazione di secondo in più. Si arrivò al secondo atto, alla famosa aria del soprano, in questa reggia. Al termine di quest'aria interviene anche il tenore e assieme eseguono un fantastico acuto, un do, che essendo scritto con una bella corona, loro lo potevano tenere lungo a piacimento, bastava semplicemente terminarlo assieme, sempre con questa gara alla frazione di secondo in più, o frazione di secondo in meno. Corelli e Nilsson vivevano questo momento con un po' di competizione. Erano pronti alla sfida per vedere chi fosse stato il primo a cedere. Di solito, come abbiamo detto, il vincitore tra i due era Corelli, ma quella sera la Nilsson era davvero in ottima forma. Presero l'acuto ed entrambi sentirono il grande sforzo per sorreggere fisicamente quella nota. Corelli, a detta della Nilsson, era blu in volto, ma lei tenne duro, anche se le sembrava praticamente di vedere nero, e riuscì finalmente a tenere l'acuto quell'istante in più di Corelli. Quando però la vista le tornò, si accorse che Corelli non era più in palcoscenico. Era uscito. Il problema è che l'atto dell'opera non era ancora finito e prevedeva il tenore e la Nilsson si trovò così a doverlo terminare da sola, mentre il direttore d'orchestra, ammaliato dalle voci e probabilmente un po' dolorante per un intervento recente all'anca, sembrava non essersi accorto di nulla. Terminato l'atto, il direttore del Met, Rudolf Bing,
corse nel camerino di Corelli. Abituato alle sue sfuriate, sapeva già cosa aspettarsi, ma la situazione risultò peggiore di quanto immaginasse. Corelli, dalla rabbia, aveva tirato un pugno sul tavolo del camerino, ma l'aveva tirato così forte da lesionarsi e lasciare il tavolo imbrattato di sangue. Era furibondo contro la Nilsson, non avrebbe mai dovuto tenere l'acuto più lungo di lui. Insomma, era in uno stato di forte agitazione. In forte agitazione era però anche la signora Corelli, che tra sangue e isteria del marito aveva deciso addirittura di chiamare un'ambulanza. Bing era rimasto travolto da tutto quel fracasso e sapeva di dover fare qualsiasi cosa per calmare Corelli, perché l'opera non era terminata. C'era ancora un atto, proprio l'atto con la celebre aria del tenore Nessun dorma. Impossibile terminare l'opera senza di lui. Tentò così di calmarlo e, non riuscendoci, alla fine Bing sbottò, dicendo qualcosa del tipo: «Ha tenuto l'acuto più lungo? E allora vai in scena e invece di baciarla, mordila!» Il terzo atto prevede infatti il bacio di Calaf e Turandot. Non sappiamo l'effetto che queste parole ebbero su Corelli, ma funzionò, perché decise di continuare lo spettacolo e, quando arrivò la scena del bacio, secondo le dicerie che si sentono nel mondo del teatro, le diede un bel morso sul collo. Potrete facilmente immaginare che in realtà le cose non andarono così. Grazie all'autobiografia della Nilsson sappiamo che non la morse, ma nemmeno la baciò. Decise di rimanere per le sue e ben distante da lei, palesemente offeso. Secondo altre dicerie, Corelli si vendicò nel momento in cui Turandot canta «La mia gloria è finita» e Calaf risponde «No, essa incomincia». E Corelli, furioso, le rispose invece «Sì, essa finisce!» Insomma, doveva essere davvero arrabbiatissimo. Ma la storia non termina qui. La Nilsson venne presto a sapere del suggerimento che Bing aveva dato a Corelli e decise così di vendicarsi su Bing. Mandò un bel telegramma con scritto «Devo annullare la prossima esibizione. Gravi lesioni da morso». Ma, secondo le solite leggende, scrisse anche «Ho la rabbia!». Insomma, al celebre soprano non mancava di certo il senso dell'umorismo. Tuttavia, questa sfida di acuti, state pur certi che avveniva regolarmente tra i due, tanto che la Nilsson stessa ci racconta che in una recita successiva, in un sabato pomeriggio, allo stesso punto dell'altra volta, al termine appunto dell'aria in questa reggia, si stavano reciprocamente preparando all'ennesima sfida di acuti. Corelli però, dando le spalle al pubblico, tirò fuori di nascosto un sacchettino con dentro una spugna imbevuta d'acqua. Ruppe il sacchetto, succhiò l'acqua dalla spugna per idratare le corde. Infatti Corelli soffriva spesso di secchezza. Lanciò la spugna a una corista, si voltò verso il pubblico il più bel do di sempre, sbaragliando la Nilsson, sempre con qualche frazione di secondo in più. Potete immaginare quanto fosse esaltante poter vedere uno spettacolo con questi due grandissimi artisti? Ci credo che il pubblico fosse esaltato come se fosse alla corrida. Grazie per aver seguito questo video, se ti è piaciuto lascia un like e un commento e se non l'hai ancora fatto ricorda di iscriverti al canale e di attivare la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi.